sempre un server per casa deve essere rumoroso come un aereo in partenza. Il rumore è infatti uno dei problemi principali per poter ospitare un server a casa o in un piccolo ufficio, dove non si può avere, non si ha, non si può avere una stanza insonorizzata dedicata. E vi possiamo garantire che un server in fase di boot o in fase di alto carico può arrivare a superare gli 80 decibel. Ecco perché oggi vi vogliamo mostrare come poter avere la flessibilità di un server di livello enterprise in modo semplice e silenzioso. Vi abbiamo parlato qualche giorno fa di come siano diventate economiche ed accessibili le connessioni a 2,5 gigabit, un po' meno per quella a 10 gigabit. Io sono Marco e qui con noi oggi abbiamo un nuovo Asus TOR AS6508T, un prodotto che racchiude insieme moltissime caratteristiche che al giorno d'oggi fatichiamo a trovare persino in macchine server. La scritta More Than Just Storage ci fa capire che non siamo davanti a un classico NAS. Infatti queste specifiche evidenziate ce ne danno la conferma. Avremo infatti il processore Intel Quad Core, due porte USB 3.2, due slot NVMe M2, 8 GB RAM, due porte Ethernet a 2,5 Gigabit e due porte Ethernet a 10 Gigabit. Vi rimandiamo all'unboxing per una descrizione più dettagliata di tutte le caratteristiche tecniche. Ah, e mi raccomando, se vi piace questo video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Torniamo a noi, oggi vogliamo mostrarvi come questa macchina sia flessibile e ci possa permettere di creare la configurazione più ideale per le nostre esigenze. Oggi infatti andremo ad installare qualche hard disk. Dovrebbero essere abbastanza. Allora, solitamente noi siamo abituati a montare sui NAS più o meno hard disk della solita dimensione, della solita capienza, usare questi prodotti come grossi spazi dove poter caricare immense quantità di dati. Questo Asus TOR per esempio può ospitare fino a 8 hard disk da 16 TB l'uno per un totale di 128 TB di spazio. Aggiungiamo anche due slot NVMe M2 e possiamo arrivare ad una cifra teorica di 160 TB. Ovviamente poi dovremo riconfigurare il tutto in qualche tipo di array RAID di nostra convenienza per evitare principalmente che con la perdita di un solo disco si perdano tutti i dati che sono inclusi, che sono racchiusi all'interno del NAS. Ok, qui ora abbiamo 5 hard disk da 2 TB l'uno, 2 hard disk sempre della Western Digital da 14 TB l'uno. Abbiamo due SSD SATA M2 da 1 TB l'uno, sempre Western Digital, ed infine abbiamo un Intel, un SSD Intel Enterprise da 2,5 pollici, da 512 GB, quindi 0,5 TB. Allora, come vi dicevo, l'installazione è veramente molto semplice di questo prodotto. Andiamo a prendere le nostre routine relative agli hard disk da 3,5 pollici. Una volta inserito all'interno del cage dovremo andare a installare le vitine lateralmente. Ricordiamo che quelle per gli hard disk da 3,5 pollici si riconoscono perché sono leggermente più grandi di quelle da 2,5 pollici, inoltre quelle da 2,5 vi faremo vedere come dovranno essere installate al di sotto. Ora andiamo avanti con l'installazione. Bene, abbiamo finito di installare gli hard disk da 3,5 pollici, ora possiamo passare all'SSD da 2,5, quindi andiamo a prendere le vitine dedicate a questo tipo di installazione, che sono quelle più piccoline. Andremo a posizionare il nostro SSD nel cage e a questo giro dovremo
avvitarle dal basso. Ma mi raccomando, è importante installare sempre tutte e quattro le viti, soprattutto sugli hard disk, perché limiteranno al massimo le vibrazioni che gli hard disk stessi trasmetteranno al cage e quindi agli altri hard disk. In questo caso noi avremo 8 hard disk, potremo avere fino al massimo di 8 hard disk che girano contemporaneamente su questo NAS, quindi dovremmo cercare di prendere hard disk di buona qualità, perché altrimenti le vibrazioni che si trasmettono l'uno all'altro potrebbero danneggiarli. L'ultimo SSD. Bene, la parte semplice di installazione degli hard disk è finita. Ora c'è la parte un pelino più complicata, che è quella per installare gli NVMe. Quindi dovremo andare a togliere, come abbiamo già visto nell'unboxing, il case, quindi si smonta come qualsiasi altro case di computer, si tolgono le tre vitine sul retro del NAS. Estraiamo il nostro SSD e a questo giro dovremo usare le due famose vitine con testa zigrinata, che saranno molto comode e ci permetteranno di installare facilmente gli SSD senza bisogno di altri attrezzi. A questo punto si può richiudere il nostro case. Bene, ora siamo pronti per configurarlo. Una volta dentro al pannello di controllo, effettuati i passaggi principali iniziali di configurazione, ora cercheremo di spiegarvi il motivo per cui stiamo utilizzando questa varietà di hard disk. Andremo a creare anzitutto un primo array in RAID 5 con gli hard disk da 2 TB l'uno. Avremo una capacità totale quindi di 7,26 terabyte. Dove andremo a mettere tutti i file, le cartelle dei progetti su cui lavoriamo in questo momento. Dove tra l'altro, grazie alla connessione da 2,5 gigabit, potremmo anche pensare di lavorare direttamente dal NAS senza dover copiare in locale tutti i file. Ovviamente appena riusciremo a fare lo switch anche noi alla connessione 10 gigabit in ufficio, questo modo di lavorare sarà sicuramente perfetto, perché con una connessione 2,5 gigabit diciamo qualche rallentamento ci potrebbe essere, con una connessione 10 gigabit sicuramente non ci sarà questo tipo di rallentamento. Bene, ora che siamo entrati all'interno del nostro sistema, che abbiamo creato la prima partizione, quella principale, andiamo a verificare come configurare gli altri hard disk che abbiamo installato, tra cui i due NVMe. Andiamo ora ad abilitare la cache SSD per il nostro NAS.
e come abbiamo detto, grazie alla cache SSD noi potremo velocizzare fino ad un 30% le prestazioni di questo ASUS Store. Andremo a creare un volume con l'hard disk singolo, l'SSD da 512 che abbiamo installato precedentemente. Siamo andati a creare il terzo volume dove l'abbiamo caricato, l'abbiamo configurato in RAID 1 in modo tale che avremo una doppia protezione di uno dei due hard disk. Bene, quindi come vedete abbiamo creato tre volumi. Il primo è RAID 5, che ci permetterà di sostituire fino a due hard disk mantenendo comunque sia l'integrità dei dati, e nel primo avremo la gestione della cache SSD in modo tale che sia il volume più veloce su cui poter lavorare. Il secondo volume, che sarà un hard disk, sarà un volume con il solo SSD. Noi lo andremo ad utilizzare ad esempio per installare una macchina virtuale, o dove noi per esempio potremo mettere un web server, o per esempio volendo potremo mettere anche, se fossimo in un ambiente domestico, potremo creare una macchina virtuale con un home assistant, o ci sono tanti altri modi. Comunque sia, il nostro utilizzo sarà per una macchina virtuale. Quindi non avremo bisogno di, sarà una macchina semplicemente di test, quindi non avremo bisogno di affidabilità del sistema, cioè se si corromperà il disco non faremo nient'altro che ricreare un'altra macchina virtuale. Ed infine il volume 3, dove abbiamo utilizzato i due hard disk della Western Digital da 14 TB l'uno, che non serviranno altro che fare il backup costantemente dei primi due volumi. In questo modo tutto sarà sempre in massima sicurezza, ma noi avremo la possibilità di lavorare su un volume con cache SSD velocissimo e in più avere un SSD dedicato per la nostra macchina virtuale. Ovviamente questo è solo uno dei tanti modi che abbiamo per poter sfruttare al 100% le potenzialità di questo NAS, che è un poco più di 20 cm x 20 cm x 30 cm e con estrema silenziosità ci mette a disposizione la flessibilità e le prestazioni di un server molto più ingombrante ed onerosi, nonché rumorosi. Con 8 spazi per hard disk, 2 slot NVMe, abbiamo la possibilità di sbizzarrirci in qualsiasi tipo di configurazione che ci possa venire in mente. Come detto sin dall'inizio, la flessibilità è immensa e il sistema operativo di ASUS Store ci permette di realizzare praticamente qualsiasi necessità con pochi e semplici clic. Questo NAS possiamo trovarlo in vendita a poco più di 800 euro, troverete il link in descrizione, e se ci aggiungiamo i 3 anni di garanzia che ci vengono forniti dalla casa madre, beh, a noi è piaciuto tanto. E voi cosa ne pensate? Lasciate il vostro commento qua sotto o sul nostro sito, e mi raccomando veniteci a trovare su www.extremardo.com e su tutti i nostri social, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!